Ferruccio, cominciamo? Sì, ecco. Sì, allora cominciamo. Buonasera a tutti. Continuiamo i nostri incontri sulle opere mondo e questa sera affrontiamo Joyce, affrontiamo l'Ulisse di Joyce. Vedo che molti hanno portato il testo, quindi molti stanno rileggendo o leggendo, quindi mi fa piacere vedere approccio, questo tipo di Voce, approccio. diciamo, Ah, mettiamo scusate. Sì, ecco. No, dicevo, mi fa piacere vedere che molti leggono o rileggono o leggono per la prima volta, quindi è già una cosa fantastica, secondo me, ecco questo. Ah, così devo stare, ecco, capito. E, allora, affrontiamo l'Ulisse che fa parte delle famose opere mondo da cui abbiamo preso spunto, che è il canone di Franco Moretti. Per l'Ulisse addirittura Moretti dice è un testo, per così dire, supercanonico, no? Addirittura che incarna il canone e lo supera. E dice anche è un'altra stranezza dell'epica moderna, una forma, diciamo così, supercanonica, eppure non è letto, cioè poco letto, poco per la difficoltà, per la complessità, eccetera. Obbligatoria per qualsiasi persona colta, nel nostro secolo bisogna aver letto l'Ulisse così come nel secolo scorso il Faust, ma dice lui niente affatto piacevole. Adesso poi ci smentirà la nostra giovane esperta. Queste opere, dice ancora Moretti, non bastano a se stesse, nel senso che non funzionano poi tanto bene. Sono dei capolavori, sì, ma spesso, come si disse per il Faust, dei capolavori mancati. E a volte, diciamo la verità, sono dei mezzi fallimenti. Ecco, però questo giudizio che sembra appunto abbastanza pesante, no, sull'opera, in realtà poi Moretti lo utilizza per dimostrare che se le opere mostrano dei difetti di costruzione, hanno una sorta di imperfezione. È proprio questa sorta di imperfezione che è significativa e dimostra la qualità, la complessità dell'opera, che è un passo avanti, che è fuori dagli schemi e che apre nuove prospettive. Quindi le opere mondo mostrano spesso difetti di costruzione, un'imperfezione che però per Moretti è il segno che esse vivono nella storia. Dunque l'opera è immensa, è complessa, lasciamo da dipanare la matassa alle sapienti mani di Sara Sulla. Sono molteplici i percorsi critici, sono molteplici e spesso contraddittori i giudizi che sono stati dati dell'opera stessa. Le difficoltà poste dalla traduzione sono note anche a chi non si occupa normalmente di queste cose. Citiamo solo per l'Italia la più famosa, pionieristica e per molti anni unica, la traduzione di Giulio De Angelis, uscita nel 60 nella collana della Medusa, quella diretta da Vittorini. Con la revisione poi di Izzo, Melchiori, revisione consulenza di Melchiori, Izzo e Cambon. Fino alle più recenti traduzioni, quelle che si sono ormai moltiplicate dopo che i diritti dell'opera sono scaduti dopo 70 anni dalla morte dell'autore, quindi ci sono molte traduzioni nuove, ne cito una sola per affetto verso Celati. Celati ha impiegato, dice, 7 anni per tradurre questa Ulisse per Einaudi. E tra le dichiarazioni numerose, è stato molto intervistato, eccetera, mi piace dire questo. Dunque, stare su Joyce era come sdraiarsi su una polveriera, mi sembra effettivamente molto adeguato. Tra i pareri dei grandi lettori, dei grandi intellettuali, dei grandi autori, rimane emblematico e famoso il parere di Virginia Woolf, tratto dai diari. Non c'è un solo parere, però questo diciamo è il più famoso, no? Ce ne sono poi altri, ne leggerò un altro che è più, come dire, più attenuato rispetto a questo primo. Dice Virginia Woolf: i primi 2 o 3 capitoli mi hanno divertito, stimolato, affascinato, poi interdetto, annoiato, irritato e disilluso, come di fronte a un disgustoso studente universitario che si schiaccia i brufoli.
E Tom, che è T.S. Eliot, Tom, il grande Tom, lo considera paragonabile a Guerra e Pace. Mi pare il libro di un proletario autodidatta, qui si sente tutta l'aura wolfiana. E lo sappiamo tutti quanto siano angoscianti, egotistici, insistenti, grezzi, scioccanti e dunque nauseabondi. Quando puoi avere la carne cotta, perché averla cruda? Ma quando sei anemico, credo, come Tom, sei capace di gloriarti del sangue. Eliot aveva definito l'Ulisse come l'espressione più importante dell'era presente. Non dice solo questo, ma ricorrono molto, ci sono molte altre osservazioni sull'Ulisse di Joyce, che peraltro non venne pubblicato da Hogarth Press per questi motivi e anche per motivi di dimensioni, almeno i motivi di dimensioni sono quelli che sono stati avanzati nei confronti dell'autore. Ecco, c'è un'altra frase, un altro, diciamo così, parere che mi sembra molto affascinante, è tratto da una lettera a Gerald Brennan del 22. Dice: la strada di Joyce mi sembra cosparsa di calamità. Non riesco neanche a vedere i suoi successi. Tutto quello che mi sembra evidente è l'audacia con cui si accosta al suo tema. Ma poi c'è la solita frammentarietà. L'ho letto solo una volta, in parte. Mi sembra che una volta ogni tanto, ecco questo mi sembra interessante, una volta ogni tanto l'animo umano si dia un nuovo orientamento. E qui proprio c'è il collegamento alla novità, all'imperfezione che dicevamo detti prima. È quello che sta facendo ora. Nessuno perciò lo può vedere nella sua interezza. Il migliore di noi riesce a scorgere un naso, una spalla, qualcosa che si volta, sempre in movimento. E mi sembra un flash, no? Molto visivo, molto interessante. Poi, per venire a tempi più recenti, vi cito un parere di Nabokov, l'autore di Lolita, anche un grande studioso, all'interno delle sue lezioni di letteratura che risalgono agli anni 40-50, in realtà definisce questo Ulisse come una sua opera mondo, assieme alle opere di Jane Austen, Dickens, Proust, Flaubert, Stevenson e Kafka. Anche lui ha un suo canone, no? E Ulisse rientra e dice su Ulisse: è un'opera splendida, ma leggermente sopravvalutata da quei critici più interessati alle idee generali e agli aspetti umani che all'opera d'arte in sé. In particolare mette in guardia dalla tentazione di vedere nei prosaici vagabondaggi di Leopold Bloom durante un giorno d'estate l'esatta parodia dell'Odissea. E questo è un filone che poi insomma ha avuto è stato molto frequentato, questa intenzione, necessità di definire rigorosamente un modello, e il modello è l'Odissea, ma ci sono molti altri modelli che sono stati presi a spunto. Ecco, comunque questo lui dice: attenzione, non è questo, ne delinea diversi momenti narrativi e, per quanto riguarda lo stile, questo è curioso, propone, dopo aver detto che ogni capitolo è scritto in un modo diverso, o meglio, con un diverso stile predominante, propone e dice come se immaginassimo di guardare la gente dal sotto in su, con il capo tra le ginocchia, provare a immaginare, quindi vedo la gente dal sotto in su, e questo dà un'idea del cambio di prospettiva, il trucco di cambiare prospettiva, di modificare completamente il punto di vista, una vera e propria contorsione che Nabokov paragona alla tecnica letteraria di Joyce. È curioso, è interessante. Mi è piaciuto insomma ricordare Nabokov perché ha sempre molta vivacità, poi si rivolge agli studenti, dice sempre: io voglio rivelare ai miei studenti quei meravigliosi giocattoli che sono i capolavori letterari, no? Quindi questo ha un atteggiamento insomma un po' didattico, ma molto, molto affascinante. Mi fermo quasi qui, cioè ricordo solo che l'opera venne scritta tra il 14 e il 21 a Trieste, a Zurigo, a Parigi, e nel 18 alcuni frammenti cominciarono a apparire sulla rivista americana Literary Review, dedicata all'arte e alla letteratura sperimentale internazionale. Nel 22 venne pubblicato a Parigi dalla leggendaria libraia americana Sylvia Beach, fondatrice della libreria Shakespeare and Company.
Il primo a recensirlo in Italia positivamente fu Emilio Cecchi, l'avreste mai detto, fu Emilio Cecchi effettivamente. Ecco, io mi fermo qui e lascio la parola a Sara Sullam, che forse... Sì, due parole per introdurre Sara Sullam. Allora, spesso per fare ricerche sulle persone si ricorre a Google, si ricorre a internet. Se voi scrivete Sara Sullam su Google, la terza opzione o la seconda ve la presenta in Twitter, seduta su un divano con un microfono di fronte probabilmente a una presentazione, e in primo piano vedete proprio questo libro, vedete l'Ulisse di Joyce nella traduzione che non abbiamo ancora ricordato, quella di Terrinoni. Poi magari Sara ci dice se la traduzione da lei preferita, o magari su queste cose sospenderà ogni tipo di giudizio, perché sapete che sulle traduzioni appunto dell'Ulisse, le ultime due in particolare, c'è stato un grande dibattito negli ultimi 4-5 anni. Allora, Sara Sullam si autodefinisce cultrice della materia, lettrice editoriale e traduttrice, che vuol dire purtroppo in italiano precaria della scuola, dell'università e di tutto, in particolare direi dell'università. La sua tesi di dottorato in anglistica è del 2009 su Virginia Woolf. Ha dedicato molti articoli a Joyce e a Virginia Woolf, studiando in particolare lo stile in diretto libero, il discorso in diretto libero di entrambi. In anni recenti, nell'anno scorso del 2014, ha curato un volume insieme a Marco Canani intorno appunto al rapporto fra Woolf e Joyce, Parallaxis, Virginia Woolf meets James Joyce, e poi in particolare per Il Verri, la rivista Il Verri, ha curato un volume monografico, un numero monografico intorno alla mente in diretta libera, proprio studiando le teorie dei discorsi in diretto libero. E con questo, che di aver detto quasi tutto, a te la parola. Bene. La traduzione mondovoriana di Finnegans è una sola, è ancora quella? Sì, è ancora una sola, in preparazione cioè in preparazione il completamento della traduzione, perché non fu mai portata a termine dal traduttore che ha fatto in tempo, purtroppo è morto prima di poterla portare a termine. Adesso no, ma adesso pubblica, no, sta finendo Enrico Terrinoni, che è il traduttore, che è con Pedone, che è il traduttore dell'Ulisse. Ecco, no, quindi adesso l'Ulisse, quindi accomodatevi sulla polveriera e speriamo di non saltare in aria tutti insieme. Ci sono tante finestre. E, niente, grazie prima di tutto a Gabriella Dina e a Paolo Giovannetti per avermi invitato a intervenire. E sì, vedo che molti di voi sono venuti con il libro, fa piacere, un po' come a lezione, cioè il libro, e vedo che tutti avete appunto la traduzione di Enrico Terrinoni. No, ho visto anche qualcosa, c'è anche qualcos'altro. Io ho visto, bene, fa piacere, però vedo che avete quella di, però la maggioranza quella di Terrinoni, forse perché è quella che costa meno. No, scherzi a parte, è indicativo, perché la traduzione di Enrico Terrinoni è una traduzione che va proprio a sfatare il luogo comune per cui l'Ulisse è un libro difficile, illeggibile, un libro scritto per i pochi. Anzi, è una traduzione che vuole recuperare da un lato l'Ulisse irlandese, poi vedremo cosa vuol dire questo, dall'altro un Ulisse democratico, ebbene sì. E quindi appunto, ed è una traduzione che con un invito alla lettura anche pieno, poi appunto, poi delle traduzioni però e dell'arrivo dell'Ulisse in Italia parleremo verso la fine. Ecco, l'Ulisse, come diceva Gabriella Dina introducendo questo incontro, è diventato un must, ha quasi 100 anni dalla sua uscita, appunto rimane, e appunto la grande abbondanza di traduzioni denuncia questo fatto, rimane qualcosa che bisogna aver letto o che molti dicono, cioè comunque che molti hanno in casa. Carmelo Bene, qua mi piace ricordare l'intervista, la celebre intervista a Carmelo Bene, grande amante di Joyce, per cui anzi, cioè, per lui veramente attribuiva un valore all'opera di Joyce, forse spropositato, però Carmelo Bene a un certo punto ricorda gli anni 60, ricorda il fatto, dice testuali parole, l'Ulisse doveva essere sul tavolo, poteva entrare qualcuno da un momento all'altro e se l'Ulisse non c'era, insomma, un po' esagerato, se l'Ulisse non c'era non succedeva niente, però insomma, ecco, per dirvi, appunto, l'Ulisse è, comunque rimane ancora oggi, un'opera del genere.
Affrontarla in 40 minuti è una, un'impresa, vorrei quindi, anche 45 sì, ma comunque, però quindi vorrei riprendere in questo nostro incontro alcuni spunti che abbiamo già avuto il modo di lanciare durante questi incontri. Cioè, vorrei riprendere prima di tutto alcune delle parole chiave con cui Paolo Giovannetti ha aperto queste lezioni, questo ciclo di lezioni. Parole chiavi che si riferivano alla, diciamo, a quella che oggi definiamo world literature, che negli studi letterari sembra essere un paradigma dominante, no? Ormai si parla tantissimo di world literature, sembra che appunto le letterature nazionali siano tramontate, è veramente un tema caldo a livello accademico e non solo. E appunto Paolo ha cercato di darci dei punti per orientarci in questo appunto mondo della letteratura mondo, e ha citato le opere mondo di Moretti, i capolavori, tra le altre cose i capolavori, cioè queste parole chiavi che ritroviamo spesso, no, nel dibattito sulla letteratura mondo. Quindi opere mondo, capolavori, classici, postcoloniale, identità culturale, globalizzazione e poi moderno, modernismo, postmodernismo. Questi termini li ritroviamo tutti nel momento in cui ci mettiamo a leggere, a rileggere, a parlare di Ulisse. Poi, sempre Paolo ha citato uno dei più celebri studiosi di world literature oggi, che è David Damrosch. E dice, David Damrosch poi ha anche interpretato criticamente, insomma, questi tre punti, però dà tre, diciamo, punti per definire quella che è un'opera ascrivibile a questo canone della world literature, che sono: cogliere la convergenza di tante culture nazionali intorno a certi temi e forme. 2. Le opere mondo aprono finestre sul mondo, quindi hanno un forte valore conoscitivo. 3. Rapporto con i classici, hanno un rapporto con i classici, cioè si legano alla classicità. Bene, Ulisse, questi tre, ha tutti questi tre requisiti. E adesso, appunto, messo sul tavolo, diciamo, queste parole che poi torneranno, appunto, vorrei partire da una di queste, che è quella anche da cui parte Moretti nel suo saggio, visto che appunto questi incontri sono fortemente indebitati, ma anche dialogano con quello, in maniera critica, abbiamo visto al primo incontro, con quello che è il canone proposto da Moretti. Moretti dice: io ho cominciato a scrivere questo libro sulle opere mondo e volevo scrivere un libro sul modernismo. Altro che la polveriera, il libro sul modernismo. Beh, perché il modernismo, io vorrei cominciare proprio qui, dal modernismo, perché il modernismo è qualcosa che, diciamo, è una parola, e qui la chiamo volutamente parola, che si iscrive all'interno proprio di quella cornice conoscitiva che noi oggi chiamiamo world literature. Perché è qualcosa che mette in crisi le geografie, mette in crisi la periodizzazione, la storia, e mette in crisi, anche poi una certa tassonomia, perché è una parola, come dice Moretti, ma come è stato anche osservato da più parti, è una parola che vuole abbracciare troppo e quindi finisce spesso per non abbracciare quello che deve abbracciare. Anche Moretti dice: io una volta scrivo un libro sul modernismo e dopo un po' mi resi conto che non era possibile, con consiglieri eccellenti, cita lo storico Perry Anderson o altri studiosi, mi resi conto che non era possibile scrivere un libro sul modernismo, o meglio, che per studiare quelle opere che mi ero prefisso di studiare, come l'Ulisse, per esempio, l'Ulisse ha un ruolo fondante nella genesi dell'opera di Moretti, io non potevo, cioè era meglio non collegarlo alle opere coeve, per esempio Moretti cita Mrs. Dalloway della Woolf, ma era meglio collegarlo con il Faust, per esempio, leggere Ulisse insieme al Faust, e poi abbiamo visto perché. Però io vorrei sottolineare alcuni lati del modernismo che ci servono anche a forse spostare un po' l'Ulisse dallo scaffale dei libri unici, è un libro unico, però forse a metterlo in relazione, no, con quello che c'è intorno. Il modernismo, si rifletteva un anno fa a un convegno
si è tenuta a Sant'Arcangelo di Romagna è l'ultimo ismo senza un posto, un neo, cioè modernismo, cioè ci sarà il postmodernismo, il neorealismo, però se ci pensate il modernismo è qualcosa che individua, cioè in un certo senso a mio parere, e anche per esempio questa è una tesi sostenuta anche da Guido Mazzoni nella sua teoria del romanzo, è l'ultimo stadio di un movimento, no? Espansivo che inizia con fine del Settecento, attraverso l'Ottocento e appunto culmina o si ferma o cambia rotta a un certo punto nella prima parte del Novecento. E visto da oggi, quindi sembra, forse visto da oggi, no? Dal 2015, sembra un momento in cui si è fatto un passo fondamentale nel romanzo e si è, per esempio, portata, prima si parlava di discorso indiretto libero, bene, il discorso indiretto libero, che è una tecnica, no? Narrativa per rappresentare quello che succede all'interno della mente dei personaggi, è lì che ha avuto il suo, diciamo, momento, cioè qualcosa che c'era anche nel Settecento, cioè nel romanzo del Settecento, lo troviamo anche in forma diversa nel romanzo dell'Ottocento, però col Novecento ha un'esplosione, col primo Novecento ha un'esplosione enorme, però, ed è una cosa che è tipica della lingua del romanzo, che ne individua in un certo senso una specificità. E non è un caso che venga, che finisca, che diciamo si sviluppi pienamente lì e poi continui a essere utilizzato, però oggi nessuno di noi percepisce un romanzo scritto in indiretto libro con la tecnica narrativa, per esempio, di alcuni romanzi di Woolf come sperimentale, è qualcosa di assolutamente normale. Due, il modernismo è poi legato alla, ovviamente, alla guerra, alla prima guerra mondiale, e questo anche Ulisse. È un romanzo, poi parleremo anche di questo, che porta in epigrafe tre determinazioni di luogo, Trieste, Zurigo, Parigi, e due date, 1914-1921. Quindi Joyce inizia a scriverlo, in verità il primo nucleo risale al 1907, però ufficialmente inizia a scriverlo nel 1914 e lo conclude dopo la fine del conflitto. E questo è un dato ineludibile sia per il modernismo sia per la guerra, quindi le frontiere si muovono delle frontiere che, quindi, una lunga durata dall'Ottocento fino poi alla prima parte del Novecento. E poi vorrei anche dire che, insomma, il modernismo poi spesso, appunto, Joyce, Woolf, cioè con un'operazione un po' restrittiva, si identifica Joyce, Woolf come il modernismo, cioè questo è il romanzo sperimentale e tutto quello che non è sperimentale, in un certo senso è implicito in una sistemazione del genere, è qualcosa che quindi vale meno. Però invece intorno a Woolf, intorno a Joyce, Joyce e Woolf, cioè esiste l'Ulisse, e questo Joyce e Woolf lo sapevano benissimo. Vedremo che l'Ulisse si mangia al suo interno, no? Fa parlare tutta una serie di romanzi assolutamente considerati non modernisti, che invece parlano al suo interno, vengono rifunzionalizzati, e quindi è qualcosa che esiste. L'Ulisse non è difficile perché è un capolavoro, è difficile anche perché fa una certa scelta nel momento di massima espansione del campo romanzesco, cioè le possibilità del campo romanzesco, cioè, oggi si scrivono molti più romanzi che un tempo, però gli anni 20 sono anni in cui il campo romanzesco si sta espandendo ancora, l'offerta dalla fine dell'Ottocento agli anni 20 si sta ampliando, si sta diversificando, e quindi l'Ulisse è una parte, e il modernismo, adesso gli studi modernisti stanno anche includendo, stanno diventando molto più inclusivi, no? Di, diciamo, scritture che non sono per forza quelle che noi abbiamo associato col modernismo. Dopodiché l'etichetta di modernismo esiste e ce la teniamo, e infatti con Moretti partiamo, no, da questa genealogia, diciamo, un po' eterodossa del modernismo, che è quella di Moretti, e dice che è quella, appunto, della forma epica. Per Moretti l'epica è l'epica moderna, quella appunto di cui fanno parte il Faust e l'Ulisse, è un filone del modernismo. E a questo vorrei aggiungere un altro dato, ed è quello che, per cui poi vedremo, appunto, per cui, come diceva Gabriella Dina, l'Ulisse ingloba tutta una serie, in verità non è un romanzo, anche perché poi, insomma,
Per esempio, un'altra grande modernista che è la Woolf scrive 9 romanzi, quindi cioè, insomma, sperimenta all'interno della forma romanzi. Joyce inizia a scrivere poesie, poi scrive racconti, poi scrive Il ritratto dell'artista da giovane, che è un romanzo d'artista, se vogliamo proprio usare un'etichetta, Ulisse e poi Finnegan's Wake, che cos'è? Quindi cioè, diciamo, è uno che sperimenta diversi generi. Però vorrei anche dire questo, modernismo e insomma, quello che fa Joyce, quello che fa Woolf, quello che fa il romanzo modernista è anche una sfida, cioè viene anche fatto perché sta entrando in gioco, e quello che fa Moretti si concentra nei capitoli sull'Ulisse e nelle opere mondo, sulla tecnica dello stream of consciousness, come quello del flusso di coscienza, come tecnica più adatta a risolvere un problema, cioè a risolvere il problema di tenere dentro tantissime cose. Moretti parla proprio di problem solving, no? L'Ulisse tiene dentro tantissime cose, tiene dentro tantissime percezioni, non è solo una tecnica di psicologismo, perché Moretti mostra bene come ci siano capitoli dell'Ulisse dove c'è, diciamo, il monologo interiore, c'è la focalizzazione su un personaggio, ma altri capitoli invece in cui il flusso di coscienza è semplicemente un bombardamento di impressioni, che è quella la tecnica che meglio esprime la modernità. Ecco, io aggiungerei, quindi, questo per me è molto importante per l'Ulisse e anche per la nostra definizione di modernismo, perché nell'Ulisse, cioè perché quello che succede col modernismo in campo romanzesco è qualcosa che succede a un genere come il romanzo, che è diventato autonomo esteticamente, cioè che ha avuto dignità estetica, non subito, lo sappiamo benissimo quanto il romanzo abbia, diciamo, sia stato un genere che abbia lottato a lungo per affermarsi come letteratura. E nel momento in cui ha appena acquisito adesso la sto tirando giù un po', insomma, con l'accetta, però nel momento in cui il romanzo ha da poco acquisito quell'autonomia estetica, entra in gioco anche un altro medium narrativo, che è il cinema. E Virginia Woolf e Joyce, lo sa benissimo Virginia Woolf, che scrive un saggio bellissimo sul cinema, che io cito sempre, nel 1926, in cui dice: il cinema, finché il cinema inseguirà la letteratura, fallirà. Il cinema ha il proprio modo di esprimere le cose, il proprio specifico espressivo, proprio quasi un fatto linguistico, e deve sfruttare quello. Come dire, da una parte c'è il cinema, dall'altro il romanzo, però questo è anche il momento in cui c'è il modernismo, vuol dire anche, è la prima volta che il romanzo si trova a combattere, vogliamo metterla come combattere, comunque ad affiancarsi a un altro medium che è nuovo, più nuovo di lui. E anche Joyce è molto affascinato dal cinema, un cinefilo, tant'è vero che all'inizio del Novecento, nel 1909, lui si trasferisce a Trieste nel 1904, nel 1909 cerca anche, senza riuscirci, di aprire un cinema a Dublino e poi abbandona. Per me è indicativo, abbandona l'impresa dopo pochi mesi e se ne torna a Trieste e scrive l'Ulisse. Ebbene, quindi l'Ulisse arriva anche dopo questa esperienza. Ma mi interessa qui il ritorno a Trieste. Saprete tutti che appunto Joyce si trasferisce 22enne a Trieste nel 1904, dove lavora come insegnante, sbarca al Lunario più che lavora come insegnante di inglese. E insomma, e quindi, come abbiamo ricordato prima, l'Ulisse è un'opera mondo anche perché è un'opera che interroga profondamente poi i confini nazionali e l'idea di nazione. È un'opera che si costituisce proprio nella rifrazione di diverse identità nazionali, tutte problematiche. Nello specifico, cosa c'è di meglio di un dublinese che nel 1904, quindi insomma, avete ben presente cosa sta succedendo in Irlanda, poi ci torneremo, in quegli anni, si trasferisce in un'altra zona calda dell'Europa, che è Trieste, dove anche lì appunto diciamo, i confini culturali, le identità, per tornare alle nostre parole chiavi, le identità culturali sono qualcosa di assolutamente problematico. E appunto tra Dublino e Trieste quindi si delinea già una doppia geografia dell'Ulisse, una geografia che si riflette nel testo, una geografia che poi si riflette anche nelle lingue che l'Ulisse ingloba, nei personaggi, e qualcosa che comunque interroga profondamente il nesso tra storia, geografia e narrazione nazionale che può prendere anche la forma della letteratura. Ed è qui che quindi nasce anche l'Ulisse.
Ed è, qui torniamo ancora una volta al modernismo, cioè al modernismo, se saprete, se fate un catalogo, no, degli autori, di quelli che fino a un po' di tempo fa, ormai tantini, venivano definiti gli high modernists. Poi fortunatamente appunto questo problematico e sfrangiato e colabrodo campo del modernismo si è arricchito di tante voci, però insomma dei grandi modernisti, se vogliamo ancora chiamarli così, Pound, Eliot, Woolf, Joyce, solo uno, per non darvi indizi, era inglese e donna, che era Virginia Woolf. Gli altri erano Pound e Eliot, erano americani, Joyce era irlandese. Dei pre-modernisti, proto-modernisti, allora nominiamo Conrad, era un polacco che poi passa per la Francia e si mette a scrivere in inglese. Yeats era irlandese, come Joyce. Quindi c'è una geografia già esplosa, cioè il modernismo vuol dire già esplosione della geografia e dei confini nazionali. Però nel caso di Joyce è un'esplosione che non finisce mai, nel senso che appunto già l'epigrafe del libro, Trieste, Zurigo, Parigi, iniziato a scrivere un libro su Dublino, Trieste, Zurigo. Da Trieste Joyce se ne va allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che trascorre interamente fino al 1918 a Zurigo, per poi trasferirsi a Parigi, dove, come si è detto prima, viene pubblicato l'Ulisse. E tornerà poi brevemente a Zurigo con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dove morirà. Quello che mi interessa mettere in luce è che, a differenza per esempio di un Eliot, che invece trova una sua collocazione poi ben centrale all'interno del sistema culturale inglese, diventa anche un editore affermato, Joyce ha questa irrequietezza che lo porterà sempre a muoversi, a spostarsi, e quindi anche un'irrequietezza che troviamo benissimo, che troviamo riflessa nell'Ulisse, dove è impossibile avere un punto di vista, trovare una collocazione, cioè vedere diciamo, considerare il testo da un solo punto di vista, ma proprio anche secondo quelli che sono i nostri riferimenti geografici. Allora, quindi qua appunto tocchiamo due punti fondamentali, che sono quelli del contesto, del legame con un contesto nazionale, e quelli della collocazione dell'opera poi all'interno di una certa letteratura. L'Ulisse è, perché la domanda che ci si pone è: ma a chi parla l'Ulisse? A chi si rivolge in primis? Cioè, certo che poi i libri, lo sappiamo bene, i bei libri si rivolgono a tutti, però quando l'Ulisse viene pubblicato a Parigi è un libro che è scritto in inglese, ma chi lo legge? Chi è il destinatario di questo libro? E quindi sono due questioni legate, perché l'Ulisse è ancora oggi conteso tra due grandi spazi geografici che lo rivendicano. Da una parte Joyce è indicato come, questa è stata una visione prevalente, ma in verità sono tutte e due, diciamo, si sono sviluppate in modo parallelo. È un autore che appartiene all'Europa. Un autore che appartiene all'Europa, è celebre il ricordo che Moravia, lo scrittore quanto più distante da Joyce si possa immaginare, che Moravia fa di Joyce. E Moravia nel 1941 scrive: per me Joyce era l'Europa. E questo, diciamo, lato europeo, questo lato, se vogliamo, universal occidentale di Joyce è stato a lungo accentuato, anche proprio, no, in nome della ripresa di una delle narrazioni fondanti della letteratura occidentale, che è l'Odissea. Quindi sicuramente c'è, io penso che lo sia, cioè lo rimane. Però poi c'è tutta una parte invece irlandese di Joyce che è stata, diciamo, è sempre stata messa in luce, perché se noi andiamo a vedere anche cioè la ricezione, solo se ci limitiamo alla ricezione italiana dell'Ulisse, vediamo come uno dei più sensibili al fascino di Joyce sia Carlo Linati. E Carlo Linati era un appassionato di letteratura irlandese, non di letteratura inglese, di letteratura irlandese. Quindi considera Joyce un autore irlandese. E anzi, il fatto che Joyce sia irlandese in tempi di censura fascista, e quindi irlandese, e quindi, diciamo, nemico degli inglesi, viene quasi usato come un punto a favore di Joyce per un'eventuale pubblicazione, che non avverrà, perché Ulisse verrà pubblicato in Italia nel 1960. Però ecco, ci sono queste due anime di Joyce. E poi ovviamente con l'avvento e la fioritura degli studi postcoloniali, questa, diciamo, irlandesità di Joyce è stata anche ovviamente indagata in maniera molto più intensiva.
C'è un bellissimo libro che, se leggete l'inglese, vi consiglio di leggere. È un libro di Declan Kybert, che è appunto uno studioso irlandese che adesso lavora in America, migliore tradizione della migrazione irlandese, che si intitola Invent in Ireland, un libro del 99. Inventare l'Irlanda, no? Cioè, l'Irlanda è qualcosa, poi lo vedremo, è qualcosa che viene inventata, quindi c'è, cioè, il potere della letteratura e dell'immaginario proprio, legato alla storia, e in questa fusione, in questo nesso, no, tra storia, geografia e invenzione letteraria, è in Irlanda fortissimo, e si realizza in Irlanda, come vedremo, in uno spazio brevissimo di tempo, come intensità. E Declan Kybert, che pure è molto sensibile, appunto, ha dato un grande contributo anche agli studi più recenti su Joyce, anche a quelli postcoloniali, però dice: è pericoloso interpretare Ulisse come un testo del terzo mondo. E sapete, appunto, abbiamo parlato anche nel primo incontro di letteratura del terzo, del primo mondo, queste divisioni, no? Pericoloso interpretare Ulisse come un testo del terzo mondo, che è in ogni aspetto antitetico a una narrazione del primo mondo, perché i due mondi sono parte l'una dell'altro, perché l'Irlanda, come sapete, ha una posizione veramente anomala rispetto ad altre colonie, perché l'Irlanda è una colonia dentro l'Europa, dentro lo spazio, diciamo, che noi percepiamo come Europa. E appunto Kybert, sempre lo cito, dice: lo svantaggio storico dell'Irlanda, popolo europeo, ricordiamo che l'Irlanda ha dei legami con l'Europa, ma non adesso, ma insomma fin dal Medioevo, anzi è, diciamo, lo spazio attraverso cui filtra la cultura europea, anche fin dal Medioevo, in quella parte della mappa. Lo svantaggio storico dell'Irlanda, popolo europeo eppure colonizzato, le dava un grande vantaggio artistico. E mi piace qui ricordare che non è solo in epoca medievale, ma è anche durante l'Ottocento che l'Irlanda è una porta d'ingresso per i paesi di lingua inglese, in quel caso per l'Inghilterra, di tutte le poetiche che, per esempio, nuove che arrivano dalla Francia. Il simbolismo francese arriva in Inghilterra attraverso la mediazione dell'Irlanda, e per Joyce è importantissimo. Quindi in epoca invece in cui appunto la poesia simbolista, ma per fare l'esempio del simbolismo, ma per solo una corrente, che forse è quella che ho studiato, che arriva la mediazione irlandese dentro la cultura inglese. E quindi questa posizione dell'Irlanda è quella che veramente, e qui torniamo appunto per stare sotto al nostro tema a Moretti, è quella che fa dell'Ulisse un'opera mondo, secondo Moretti. Ma insomma è una cosa abbastanza, basta guardare una cartina per accorgersi che insomma, perché è così. Gli irlandesi erano chiamati dagli inglesi domestic aliens. Non c'ho bisogno di tradurre per farvi capire, insomma, l'ossimoro, no, di una tale definizione, domestic aliens. E Moretti dice, appunto, una delle caratteristiche delle opere mondo: le opere mondo si realizzano in quella che lui definisce la semiperiferia del mondo, e l'Irlanda è una semiperiferia, non solo perché per la sua posizione, non solo per il suo status coloniale, ma anche perché oggi l'Irlanda è uno stato. Nel momento in cui Joyce pubblica l'Ulisse, l'Irlanda è diventata uno stato all'interno del Commonwealth, ma con una sua indipendenza, ma quando lui inizia a scriverlo no. C'è un'accelerazione proprio dei processi, di una continua rinegoziazione dei confini della nazione e dell'identità nazionale. E Moretti dice, sempre appunto per quanto riguarda questa semiperiferia, dice: la Germania, qui lui sta parlando del Faust, ma poi arriva all'Ulisse, no? La Germania, che non ha effettuato con successo alcuna rivoluzione borghese fino al 1918, e a differenza dell'Inghilterra e anche della Francia, è il paese classico della non contemporaneità, ovvero dei residui non superati di un'esistenza e di una coscienza economica più antiche. Ed è qui, appunto, in questi luoghi dove esistono, dice Moretti, forme sociali e simboliche disomogenee, dove il referente geografico non è lo Stato nazionale, che nasce l'epica moderna. Nascono queste forme imperfette, queste forme che, in modi diversi, perché poi appunto il Faust, cioè le opere che Moretti mette insieme sono diversissime, però nel caso dell'Ulisse, che ingloba, che tiene dentro tantissimo, un'opera enciclopedica, che tiene dentro la cultura europea, certo, però tiene dentro anche quella irlandese, e è una cultura europea che vista comunque da fuori. E questo punto di vista doppio, che
Joyce introduce nell'Ulisse è quello che fa la sua peculiarità. Perché punto di vista doppio? Perché voi sapete benissimo che i due personaggi dell'Ulisse principali sono Stephen Dedalus, che è uno studente, appunto, studente che lui definisce un po', ci presenta come un intellettuale provinciale, no? In un certo senso, con grandi ambizioni, che ha studiato a Parigi per un anno come Joyce, poi è dovuto tornare, squattrinato, che scrive, che ha ambizioni letterarie legate a quello che sta succedendo in Irlanda. E poi invece il pubblicitario ebreo irlandese, figlio di un ebreo ungherese, Leopold Bloom. E questi sono i due punti, no, di vista che si alternano sull'Ulisse, e per cui, se noi torniamo un momento alla frase su cui si conclude il ritratto dell'artista da giovane, che appunto qui appunto c'è sempre questo personaggio del giovane irlandese intellettuale, è: io voglio forgiare nella fucina della mia anima la coscienza increata della mia razza. Niente di meno che questo. Quindi l'Ulisse è il tentativo, si propone come il tentativo di fare questo, di forgiare la coscienza increata della mia razza. Quindi è una riflessione sull'identità irlandese e qualcosa che è increato. Qui però serve un piccolo, appunto, una piccola diciamo riflessione, perché quale, allora dice la coscienza increata della mia razza, Joyce vuole scrivere, diciamo, con l'Ulisse ci propone quello che è il romanzo dell'Irlanda moderna. Però quale Irlanda? Perché appunto quando abbiamo parlato di eccezione irlandese, di l'eccezione irlandese è anche l'eccezione di un paese che, voi sapete appunto, l'Irlanda, colonia dell'Inghilterra, che in quegli anni si sta piano piano, con lotte sanguinose, affrancando dal dominio inglese, e che qui appunto vengono proposti diverse home rule, dei provvedimenti presi dal governo inglese verso i quali Joyce è comunque molto critico, che danno, tesi a dare una progressiva, diciamo, autonomia a quello spazio che è l'Irlanda. Tentativi che però vengono bruscamente interrotti dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, quindi quando Joyce inizia a scrivere l'Ulisse, e che poi appunto sfocerà, poi avremo nel 1916 la Easter Rising, la rivolta di Pasqua, e tra il 1919 e il 1921, sempre anno in cui Joyce sta scrivendo l'Ulisse, una guerra, una vera e propria guerra civile in Irlanda, e poi appunto l'Irish Free State, che fino al 1937 sarà, non si chiamerà Irlanda, si chiamerà Irish Free State, parte del Commonwealth, e l'Irlanda diventerà una repubblica solo nel 1949, quindi dopo ancora la Seconda Guerra Mondiale. Questo ripasso di storia che tutti conoscete, però mi interessa per mettere a fuoco una cosa, cioè che la Repubblica è un esito che comunque è già insito, già iscritto in una, nella storia irlandese, e è iscritto nella storia irlandese fin da tempi molto antichi. E qua appunto e Joyce ha una posizione molto personale e diciamo, per quanto riguarda la storia irlandese che vuole scrivere. Da quale punto di vista la scriverà questa storia irlandese? Joyce non è un nazionalista, vedremo poi che non è neanche, lui rifiuta quelli che sono poi anche i presupposti letterari e poetici del revival, quello che viene chiamato il Celtic Revival. Nell'Ulisse troviamo traccia di queste storie concorrenti, e per esempio, per quanto riguarda, per farvi capire, no, perché poi è difficile appunto in 40-45 minuti poi leggere anche dei brani dall'Ulisse, che già è difficile, poi uno si mette a leggere, se già uno diceva no, poi è ancora peggio, io questo non lo nego, però c'è, per farvi vedere come funziona, no, l'Ulisse, non c'è una presa di posizione. Appunto, dall'ultima frase del portrait sembra: forgiare nella fucina della mia anima la coscienza increata della mia razza. Insomma, questa è una frase che potrebbe preludere a un'operazione veramente retorica. Invece tutto lavora già per questi due punti di vista, no? Che sono, diciamo, non concorrenti ma collaboranti all'interno del testo, e altri mille punti di vista che ci vengono dati, no? Grazie appunto alla tecnica del flusso di coscienza, ma anche qui poi non apriamo questo discorso, però il flusso di coscienza si usa per Joyce e per Woolf, ma sono due cose completamente diverse. Nell'Ulisse veramente
e poi lo vedremo, ogni cosa, come per citare sempre dall'Ulisse, ogni cosa parla a modo proprio. E allora anche la storia parla a modo proprio, e in un capitolo che è il decimo, intitolato intitolato Le Simplegadi, c'è un passo. Questo capitolo è il decimo capitolo dell'Ulisse, si chiama Le Simplegadi o Le Rocce Erranti, ed è un capitolo costituito da 18 sezioni, in cui sono come tante inquadrature, è stato più volte rimarcato il, diciamo, il carattere cinematografico di questo capitolo, ed è un capitolo in cui abbiamo 18 inquadrature di quello che sta succedendo in città dall'alto, come se fossero prese dall'alto, e che diciamo, oltre a diversi personaggi del libro, mettono, fanno diciamo, riprendono due camminate per Dublino. L'Ulisse è un libro in cui si cammina tantissimo, camminano tutti tranne Molly Bloom, su cui si conclude, che rimane sempre a letto, ma nell'Ulisse invece si, per me si alza a un certo punto della giornata quando suo marito esce, però comunque rimane fissa a casa. Nell'Ulisse si cammina tantissimo, e nelle Simplegadi viene ripresa questo atto del camminare, viene in un certo senso, assume anche un forte significato politico, perché viene ripresa la camminata del reverendo Conmi, padre gesuita, quindi che rappresenta il potere religioso, e del viceré, potere politico, che ci mostra Joyce, sono in combutta in verità, no? Cioè lui appunto. E in questo capitolo abbiamo uno, però volevo leggervi un brevissimo passo per farvi vedere appunto come funziona questo, appunto in un capitolo da questo, quindi dal forte carattere politico, Joyce introduce una spia che appunto al lettore attento, ma insomma neanche, comunque parla di quella che interroga le diverse possibilità della storia irlandese. E siamo a pagina, per chi ce l'ha, a pagina, allora, 240 dell'edizione Terrinoni, e appunto dice: cinque uomini, Miss Dunn ticchettò, ecco, il personaggio che viene ripreso, Miss Dunn ticchettò sulla tastiera, 16 giugno 1904, quindi non è un caso che qua ci sia questa indicazione di tempo, perché è come dire, situiamo, no, il romanzo, l'azione del romanzo, in un preciso momento, in un preciso momento in cui la storia irlandese non ha ancora preso una certa piega, anche se quella piega è ben presente a Joyce. Cioè, non è ancora successo, non è ancora scoppiata la Prima Guerra Mondiale, non c'è stato il sollevamento di Pasqua, però è un po' come se, con una frase ancora che dell'Ulisse e che lo esemplifica bene come funziona questo romanzo, gli eventi proiettano la propria ombra su quello che succederà. Quindi cioè, questo è un modo, una delle chiavi di lettura per l'Ulisse. E dice: cinque alti uomini sandwich tra il Money Penny's Corner e la lastra dove non era la statua di Wolfton sgusciarono come anguille, mostrando le lettere He Lies, sono delle pubblicità ambulanti, e tornarono arrancando da dove erano venuti. Ecco, questa, vorrei soffermarmi un momento sulla statua di Wolfton. Wolfton era un avvocato protestante che nel 1700, alla fine del 1700, siamo in clima di rivoluzione francese, quando la sorte degli irlandesi sembra, anche se poi non la prenderà, prendere una svolta finalmente di liberazione dal giogo degli inglesi. E Wolfton è un avvocato protestante che è forte fautore della causa repubblicana, quindi che appunto, pur essendo protestante, quindi non dà una non mescola la questione nazionale con quella poi religiosa cattolica, come invece poi succederà, perché sarà questa la linea che prevarrà e da cui Joyce si, diciamo, anche si dissocerà dell'indipendenza, ma appunto fautore della Repubblica. Finirà ovviamente sul patibolo nel 1798. Però appunto, quindi qua nell'Ulisse è come se ci fosse, Moretti a volte parla di surplus di informazione, no? E c'è questo, qui c'è, io a mio parere, forse un surplus, cioè, perché ci deve essere scritto il momento in cui, no, si descrive una passeggiata, la lastra dove non era la statua di Wolfton, anche
grammaticalmente, qualcosa che ci lascia un po', o stilisticamente, qualcosa che ci lascia un po' interdetti, dove una statua che non c'è. Quindi ci sono, è un libro, l'Ulisse, questo è solo un esempio, ma ne potremmo trovare altri, di come la topografia di Dublino, cioè il rapporto tra storia e geografia, è anche fatto di silenzi e di qualcosa che, quindi, di una continua riscrittura, rinegoziazione dei confini nazionali e dell'identità nazionale. E però, appunto, se qua questa è una spia, una piccola spia testuale, forse per chi non ha letto l'Ulisse, è stato scoraggiato o vuole riprenderlo in mano in un capitolo anche, direi, molto divertente, no? E molto efficace, cioè forse di fruizione immediata, io consiglio di leggere, e mi vorrei soffermare un momento, sul capitolo dei Lestrigoni. Lestrigoni è capitolo appunto dedicato un capitolo incentrato sul cannibalismo, sul cibo, e fa vedere benissimo quello che è il paradosso irlandese, cioè quello di essere una colonia interna, quella di essere al contempo, dice De Cankyberd, Londra e Calcutta, quello di mettere insieme, cioè di tenere insieme, quanto di più attuale ci sia, la fame e l'abbondanza. È un capitolo in cui si passa continuamente, ma adesso leggeremo alcuni passi per vedere come non c'è anche qui un indicare, no? Come si passa, cioè questo, vediamo anche quindi come funziona, poi un esempio breve, esempio concreto di come funziona, no? Questa lingua e questo romanzo joyciano. Si passa continuamente all'interno del flusso di coscienza di Bloom dalla fame all'abbondanza, che sono a loro volta dei modi di interrogare, no, il rapporto tra Inghilterra e Irlanda. Voi sapete che, insomma, la carestia è qualcosa che si associa all'Irlanda, è uno dei momenti più drammatici della storia irlandese, per esempio dell'Ottocento, non solo, ma insomma la carestia, la malattia della patata fu un dramma epocale che svuotò proprio l'Irlanda, anche della sua popolazione. Alcuni morirono, alcuni emigrarono, quindi... Vedete come inizia il capitolo dei Lestrigoni? Inizia invece così. Bastoncino candito, sono a pagina 168, bastoncino candito all'ananas, pralina al limone, caramella dura. Una ragazza inzuccherata, appiccicosa, che spalettava cucchiaiate di creme per un fratello cristiano. Una qualche festa a scuola, gli fa male i pancini, produzione di chicche di confetti per suo maestro re, Dio, salvi il nostro. Seduto sul trono, succhiare sbiancando le giuggiole rosse. Quindi qua siamo investiti, certo, questo è l'inizio del capitolo, e siamo investiti da questa abbondanza, no? di cibo e di anche appunto, non è poi solo cibo, sono tutti cibi, diciamo, confezionati, elaborati, e fanno riferimento poi anche a quello che è l'importazione e le esportazioni di merci. E Bloom sta camminando, ovviamente un'altra delle sue camminate, passa e vede appunto... Vede, proprio questo è quello che vede. E però ha questa visione, no, di abbondanza, di merci, appunto, voglio insistere sul carattere manufatto di queste merci, si contrappone invece quella che è l'immagine di quello che in inglese si dice dispossession, cioè proprio dell'esproprio, e che si traduce poi in una magrezza, no, del popolo irlandese. E camminando... Sempre proseguendo sulla sua camminata, Bloom segue il fiume, anche questo è significativo, il fiume di Dublino, che è la Liffey, no? E in questa sua camminata segue il fiume e vede la figlia di Dedalus, quindi la sorella di Stephen Dedalus. Lui conosce almeno di nome, no? Appunto, il padre di Dedalus, conosce, quindi sa dell'esistenza di Stephen Dedalus, non si sono ancora incontrati, però appunto vede la figlia di Dedalus, la sorellina di Stephen, sorellina di Stephen, bambina ancora, la figlia di Dedalus, ancora, sono sempre a pagina 168, ancora lì fuori dalle sale d'asta di Dillon, forse sta vendendo qualche mobile vecchio. Ho subito riconosciuto i suoi occhi dal padre. Gironzola per aspettarlo. La vita familiare si sfalda sempre quando se ne va la madre. 15 figli aveva, quasi una nascita l'anno. È nella loro teologia, oppure il prete che non dà la confessione alla poveraccia, la soluzione? Crescete e moltiplicatevi. Se mai sentite un'idea del genere? Per mangiare sei costretto ad andartene di casa dal focolare. Loro non ce l'hanno, famiglia da sfamare, mangiare i prodotti migliori della terra, le loro dispense e i magazzini. Mi piacerebbe vederli fare il digiuno nero di Yom Kippur, il panino con sul segno della croce.
Un pasto e una colazione per paura che poi collassi sull'altare. Una governante di uno di quei tizi, se potessi farle sputare il rospo. Impossibile farle sputare alcunché, come farti pestare un po' di grana da lui. Si tratta bene. Niente ospiti, tutti per sé, sta attento ai suoi fluidi, portati il pane e il burro da casa, il reverendo, acqua in bocca. Vedete com'è? Questo è un flusso di coscienza tipicamente blumiano, senso in cui c'è un accumulo, no? Di frasi brevi, di concatenazioni di pensieri, però che passa appunto da quell'elenco, tra l'altro fatto da frasi nominali, quindi dove c'erano i bastoncini canditi, le praline, le caramelle, no? Come se li vedessi in una vetrina, invece c'è questa riflessione sulla carestia dell'Irlanda e su questa bambina che la rappresenta, che è la sorella di Bloom. E appunto questo è questa riflessione, poi, per farvi capire come funziona, capisco che sia complesso, però poi è tutta mediata attraverso la percezione di Bloom, no? Lui vede questa bambina e questo è il suo pensiero su quello che poi è anche la responsabilità grossa della Chiesa in quella che è la carestia irlandese. E poi, continuando la sua passeggiata lungo il fiume, vede dei gabbiani che li fanno venire in mente alcuni versi, no? E dice: i gabbiani vivono di espedienti, sono a pagina 169, bella questa immagine dei gabbiani che, poveracci, vivono di espedienti, roteavano svolazzando. E poi il gabbiano ingordo affamato svolazza sul mare velato. È così che scrivono i poeti, suoni simili. Invece Shakespeare non ha le rime, blank verse. Lo scorrere del linguaggio, ecco cosa. I pensieri, solenne. Amleto, sono lo spirito di tuo padre condannato per un certo tempo a camminare sulla terra. E poi, dopo questa escursione letteraria, no, che parte dai gabbiani che mangiano di tutto. Si sublima nella rima. Poi, ancora più in alto, il blank verse shakespeariano, citazione d'Amleto, e poi si sente la signora della bancarella, tanto qui sta parlando Bloom, passando Bloom, che dice: due mele un penny, che tra l'altro è il titolo di una raccolta di poesie di Joyce, i poems penny each, quindi le poesie da un soldo, però dove poems è anche le pom francesi. E appunto il suo sguardo passa a guardare le mele lucide, e poi dice: aspetta quei poveri uccelli. Poi rompe, vede ancora questi uccelli, i gabbiani, che sono questa metafora che passano dall'alto al basso, che abitano appunto lungo il fiume, quindi questo fluire, e che getta del cibo agli uccelli. E attenzione qua, ancora una volta, per mostrare questa compenetrazione, no, cioè questo continuo andirivieni, è un libro, a pensarci l'Ulisse, ci pensavo oggi quando lo leggevo, è un libro velocissimo, un libro veramente velocissimo, cioè che richiede una grande velocità di lettura, anche in questi passi apparentemente, no? Il flusso di coscienza che noi forse erroneamente associamo alla lentezza, invece è un libro che proprio richiede un passaggio continuo tra diversi livelli. E qua appunto getta il cibo ai gabbiani e dice: conscio della loro ingordigia e astuzia, si scrollò le mollicine farinose dalle mani. Non se lo aspettano mai, manna. Ma chi sono questi gabbiani che hanno evocato Shakespeare? Quindi Shakespeare, che è per Joyce, questo emerge anche in capitoli precedenti e successivi, il rappresentante della narrazione imperiale. Dice: non se lo aspettano mai, manna, campare della carne del pesce li tocca. Tutti gli uccelli marini, i gabbiani, le anatre marine, i cigni dell'Annaliffei nuotano giù fino a qui a volte per lisciarsi le penne. I gusti sono gusti. Chissà com'è la carne di cigno. Robinson Crusoe doveva viverci. Rotearono svolazzando debolmente. Non gliene butto più. Un penny è pure troppo. Ricordatevi che prima ho appena detto della tirchieria, no, del clero irlandese. Troppi ringraziamenti, neanche una gracchiatina. Diffondono pure l'afta epizotica. Si rimpinzi un tacchino, diciamo, di farina di castagne e poi ne prende il sapore. Mangia come un maiale, diventerai un maiale. Però come mai i pesci di mare non sono salati? Come mai? E vedete come in questo disordine, no, di pensieri che alternano alto e basso, pensieri, cioè notazioni, cioè venature assolutamente comiche, da i pesci salati perché i pesci salati non sanno di mare, con invece altre notazioni, però c'è una compenetrazione, no, proprio di due, della fame e dell'abbondanza, questi gabbiani che appunto sono quelli che poi evocano Shakespeare e il bardo, no? Quindi della narrazione
nazionale. E appunto questo è uno dei modi, questo è un brevissimo passo, non c'è tempo poi di leggere tanto altro, che però ci fa capire come funziona, no? Come funziona, e ci fa capire anche quella che è un po' la posizione di Joyce, appunto. È per questo che, anche per questo che è un'epica, è un'opera mondo, perché c'è una critica forte, cioè non c'è una visione per forza univoca, no? Della questione irlandese. C'è anche questo veder compenetrare, cioè i cannibali sono gli inglesi, ma sono anche qua, in un certo senso, c'è anche il clero irlandese, c'è una compenetrazione, cioè quasi come non fosse possibile, no? Vedere le cose da un solo punto di vista. E questo è il rapporto che Joyce ha, e l'Ulisse ha, intrattiene anche con la letteratura, perché si è detto spesso che l'Ulisse è un libro che parla di letteratura, no? Da un lato è vero, però l'Ulisse è anche un libro che parla di tantissimo altro, che poi a leggerlo, appunto, nei passi dedicati a Bloom è molto divertente, ed è un libro che parla anche di altro, un libro dove c'è Bloom che va in cesso, dove c'è una scena di onanismo per cui Joyce finisce, l'Ulisse finisce a processo per oscenità, dove si mangia tantissimo, si cucina, quindi un libro che non è un libro che parla solo di letteratura. Certo, la letteratura, anzi, diciamo che c'è il personaggio che percepisce il mondo attraverso una mediazione puramente letteraria, è Stephen, è lo studente, fa il professore, anche lui appunto fa il precario, diciamo, e questo suo rapporto, no, con e che cerca di risolvere anche la sua identità nazionale, di scrivere quello che è il capolavoro nazionale attraverso un confronto, no, con la letteratura, un confronto che però non basta, perché appunto, come dimostra questo breve passo dei Lestrigoni, c'è ben altro, no, che media il nostro poi quello che è l'identità nazionale, il posto di una certa opera all'interno di un canone, no? E infatti nel capitolo successivo alle Strigoni entra in scena di nuovo Stephen Dedalus, siamo nel nono capitolo intitolato Scilla e Cariddi, che si svolge nella Biblioteca Nazionale di Dublino, e lì Stefano incontra diversi appunto intellettuali irlandesi, e gli viene posta questa domanda proprio, no? Cioè si parla proprio di quella che è la scrittura, viene tematizzata quella che è la scrittura di un'opera, di un'epica nazionale. Un personaggio dice: la nostra epica nazionale è ancora tutta da scrivere, e questo è un punto fondamentale per quello che abbiamo detto prima, ma soprattutto viene un altro personaggio, chiede a Stefano: hai finalmente trovato quei bravi 6 studenti di medicina che scriveranno Paradise Lost sotto la tua dettatura? Paradise Lost è appunto l'epica di Milton, e c'è comunque appunto un rapporto sotterraneo. È stato evidenziato il rapporto di Joyce con Dante, ovviamente, con la Divina Commedia, poi anche a causa dell'esilio. Ci sono vari punti di contatto tra Joyce e Dante. Il rapporto di Joyce, ovviamente, con Omero, il suo portato classico. Però è anche interessante, appunto, visto che si parla di epica e visto che si parla dell'epica di una nazione, ricordare, attraverso questa citazione, no, del nono capitolo, il rapporto di Joyce con Milton. Quanto di più, diciamo, Milton, tra l'altro gli irlandesi se lo ricordano, si ricordano bene un altro personaggio legato a Milton, che è Cromwell, che con gli irlandesi non ha certo usato la mano leggera. Milton, lentissimo a Cromwell, a un certo punto appunto inizia a scrivere Paradise Lost. Qui appunto Paradise Lost, hai già trovato quelli che scriveranno Paradise Lost sotto la tua Paradise Lost è anche quello un tentativo di epica, se vogliamo, fuori tempo. Tra l'altro, che come l'Ulisse, lo spiega benissimo Milton nel suo prologo a Paradise Lost, rompe con le convenzioni formali dell'epoca, dell'epica, tanto quanto, usando il blank verse per l'appunto che abbiamo citato prima, tanto quanto l'Ulisse rompe con le convenzioni formali del romanzo, o meglio, se le rimangia, io direi, più che rompere. E qui appunto anche, però appunto Milton aveva cominciato, si dice, a scrivere Paradise Lost con una certa idea di nazione in testa, che poi, come forse Joyce inizia a scrivere l'Ulisse quando ancora il destino dell'Irlanda è aperto,
quando quelle varie possibilità, dove la statua che non c'è, forse, cioè, le varie possibilità di riconfigurare la storia nazionale sono ancora tutte aperte, e invece appunto queste possibilità poi sfumano, e come sfuma poi anche per Milton questa cosa. Un'altra cosa, anche Milton scrive il suo poema epico in un momento in cui è di grande fermento dal punto di vista delle forme letterarie, in un momento in cui da lì a poco, relativamente però, verranno pubblicati i primi romanzi. Milton è uno che scrive Paradise Lost, ma scrive anche Pamphlet, è uno che dà una grande spinta, un grande impulso allo sviluppo della prosa. Appunto, qual è quest'epica? Qual è quest'epica? È una domanda, cioè il legame con la forma epica è insomma fondamentale nell'Ulisse, perché come vediamo in un altro capitolo molto divertente, ma questo poi è un'opinione personale, però insomma, in cui vediamo di nuovo, no, questo confronto con questo tema epico, è quello del ciclope. Quello del ciclope, che è il 12° capitolo dell'Ulisse, che si ambienta non nella caverna del ciclope, ma in un bar, un pub di Dublino, dove il ciclope Polifemo è rappresentato da quello che è il cittadino con la C maiuscola, che non ha un nome, e dove il tema della miopia, di una visione, di un campo visivo ristretto, quindi torniamo ancora una volta alla prospettiva narrativa, che poi è legata ancora una volta all'assunzione di una certa tecnica narrativa, di un certo punto di vista, che si traduce poi nella tecnica in una certa configurazione del narratore, no? Della voce narrante. Appunto, qui c'è la miopia che è un modo... ha l'effetto poi di distorcere anche, no, quelli che sono gli intenti, quello che è il nazionalismo, e che, diciamo, mette a tema, come il nono capitolo, il rapporto di Joyce con quello che stava succedendo in campo letterario in Irlanda, cioè quello che praticamente, appunto, conoscete già come il Celtic Revival, quindi quello che è il revival della ricostruzione, un'invenzione della bella e buona della letteratura irlandese, che ha luogo dal 1890 fino appunto ai primi del Novecento. Animatore di questo revival è Yeats, è il poeta di Yeats, che poi invece dopo il sollevamento di Pasqua avrà delle posizioni molto ambigue, ma che invece negli ultimi anni dell'Ottocento e primi del Novecento si spende per la fondazione di un teatro irlandese. La letteratura irlandese di un paese che ancora non esiste, fondamentalmente, se non in letteratura, viene a un successo enorme. Voi pensate che anche nel 1923 Yeats vince, questo lo ricorda lo ricorda un'altra studiosa, che è Pascal Casanova, che ha scritto un libro, appunto, uno dei libri più importanti sulla world literature, che è La République mondiale des lettres, e dice: l'Irlanda è un caso paradigmatico di come di sovversione dell'ordine letterario riuscito, cioè una rivoluzione che si compie in un brevissimo spazio e che riesce, perché la letteratura irlandese avrà veramente un impatto fortissimo. Joyce però si distacca dall'Irlanda, si distacca da questo revival celtico, capisce che non è quella la via, questo revival celtico che, appunto, potete leggere una parodia di quest'epica, di questi idilli agresti irlandesi che recuperavano l'isola smeraldina, cioè tutta una visione idillica e falsata per Joyce di quello che era l'Irlanda, perché invece per lui il dato fondamentale è forse quello da cui partire, cioè l'osservatorio privilegiato di quella che si propone come epica, come opera mondo, è quello urbano. Ed è quello urbano, di un contesto urbano all'insegna delle contraddizioni, dove convive appunto Londra con Calcutta e dove esploderanno quelle contraddizioni, e il Novecento gli ha dato ragione. E nel 12° capitolo trovate proprio una parodia di questa letteratura irlandese, no? Di questi idilli irlandesi, che finisce appunto, e anche di quello che era stato il recupero di una lingua irlandese con spirito, questo lo dice anche bene Declan Kyver, con spirito da etnografi, quindi con uno spirito che in un certo senso il personaggio, il nazionalista irlandese, è un prodotto di quello che è in fondo la fazione opposta, il nazionalismo inglese. Joyce invece vuole fare altro. Allora, ci riesce, non ci riesce? Tutti, io credo che, insomma, molti scrittori, non tutti, ma molti, si propongono di fare qualcosa di nuovo, di rompere. Poi forse la loro riuscita si misura, e qui
tocco l'ultimo punto che riguarda appunto la natura dell'Ulisse come opera mondo. Un'opera mondo perché? Perché l'Ulisse è un'opera che ha avuto effetto, e mi ricollego anche alla domanda da cui sono partita, cioè a chi parla l'Ulisse? A chi ha parlato l'Ulisse? Ha parlato agli irlandesi? No, l'Ulisse in Irlanda, voi sapete, è stato vietato, cioè era un libro soggetto a censura violenta. L'Ulisse viene censurato esce nel 22 in Francia per opera di una libraia americana che lavora a Parigi e che si prende in carico, fa questa impresa titanica di pubblicare l'Ulisse per sottoscrizione. Era stato pubblicato prima da un'altra coppia di donne, perché la libraia americana lo pubblica anche grazie all'aiuto della sua amica libraia francese e della sua squadra, diciamo, di scrittori e intellettuali parigini, che è Adrienne Monnier, tutto in Rue de l'Odéon a Parigi. Allora, però prima un'altra coppia di donne in America si è presa l'onere di pubblicare l'Ulisse nel 1919 sulle pagine della Little Review, una rivista volutamente elitaria, una rivista il cui sottotitolo recitava una rivista rivolta a quelli che leggono le altre riviste. Quindi, però lì esce l'Ulisse, Virginia Woolf lo legge per la prima volta sulla Little Review. Poi esce l'edizione parigina. Per darvi un'idea, l'Ulisse è ovviamente oggetto di censura in Irlanda per oscenità e per tutto, diciamo, il portato anticlericale del romanzo, ma esce a Parigi nel 22, nel 27 in traduzione tedesca, nel 29 in traduzione francese, esce in un paese di lingua inglese per la prima volta nel 1932, con l'edizione di un imprint extraterritoriale creato ad hoc per la pubblicazione dell'Ulisse, che è la Odyssey Press, che è un imprint, quindi una sottobranca, della Albatros, che è una... Primo esempio, anche qui torniamo alla globalizzazione del mercato letterario, un primo esempio di globalizzazione del mercato letterario, perché è una joint venture, passatemi questo termine, tra Mondadori e Tauchnitz, l'editore tedesco, che si propongono appunto di pubblicare alcuni libri senza in inglese, senza però distribuirli nel mercato inglese e americano, per non inquinare, cioè perché il mercato inglese e americano poi aveva il suo sistema editoriale. Però l'Albatros dice non possiamo pubblicarlo in inglese per poi distribuirlo dove non è distribuito. Quindi l'edizione Odyssey Pre, quindi creiamo un'altra sottoscatola della nostra Albatros per pubblicare l'Ulisse, pensate. Poi esce per la prima volta, dopo un lungo processo in America per oscenità, nel 1934, ed esce in Inghilterra nel 1936. Forse queste tappe vi sono note, ma messe così una dietro l'altra fanno impressione. In Italia arriva solo nel 1960, Sant'Ambrogio, esce l'8 dicembre del 1960. Quindi, questo libro è appunto... E però io penso che l'Ulisse sia un'opera mondo, anche perché ha fertilizzato, anche se poi è stato letto... Forse è stato letto poco, forse anche se ha fatto molto scandalo, è stato molto visto. Joyce questo lo sapeva benissimo. Anche Kyber da un certo punto dice non gliene fregava niente del mercato. Questo sono abbastanza critico. Però invece Joyce era un abilissimo promotore di se stesso. A un certo punto cerca di promuovere i propri scritti anche qua in Italia presso l'editore modenese, pensate, Formigini. Gli vuole vendere i suoi saggi, che sono saggi tratti dalle conferenze che aveva tenuto a Trieste, che quindi ha tenuto in italiano e li vuole pubblicare qua in Italia. L'impresa non riesce e quei saggi rimarranno nascosti in una scatola in America fin quando arrivano qua a Milano subito nel dopoguerra. C'è un piccolo editore, Cederna, che vuole pubblicarli ma non ci riesce, e verranno pubblicati molto molto dopo, nel 72. Quindi c'è tutto un sistema carsico, no, in cui le varie anime di Joyce, le varie rifrazioni dell'opera di Joyce arrivano. Però io penso che Joyce è un autore mondo, l'Ulisse è un'opera mondo, perché ha fertilizzato anche forse ed è un'opera mondo, però io l'ho intitolato questo incontro, e qua concludo, percorsi nell'immaginario novecentesco, no? Perché penso che comunque, per quanto sia un'opera ancora, va bene, in tutte le opere, in tutti i classici possiamo ritrovare degli elementi attuali, stiamo qui a dire questo, però penso che abbia veramente disegnato un percorso, no? All'interno di quello che è lo sviluppo del romanzo nel Novecento. E se c'è nel Novecento i grandi, grandi romanzi, li troviamo ovunque, possiamo fare, però ecco, in America abbiamo avuto dei grandi romanzi, o comunque il tentativo di scrivere quello che è, che dà il titolo anche a un romanzo di un contemporaneo di Joyce che lo stimava molto, che è William Carlos Williams, un poeta che scrive un poema epico, un medico,
oltre che poeta, che anche lui, attenzione, e qui torniamo da dove siamo partiti, torniamo al modernismo e a questa dislocazione, no? Extraterritorialità del modernismo. Williams va a Parigi, è amico di Pound, fanno l'università insieme in America. A un certo punto nel 23, no, prima, raggiunge Pound, nei primi anni 20, 21, 22, raggiunge Pound a Parigi e dice: però a me Parigi non mi piace, io voglio tornare in America, voglio scrivere dell'America senza usare una lingua europea. Ed è vero che c'era già benissimo, cioè Mattissen col suo Rinascimento americano ci ha parlato di quello che è, insomma, il grande romanzo americano dell'Ottocento esisteva già, ma nel Novecento il modernismo americano ha anche significato, qui guardate come Joyce ha influito, no? In cui tutta una serie di voci americane, non WASP, non quelle degli ebrei o dei neri, di altre, insomma, chiamate minoranze, confluiscono invece nel grande romanzo americano. E Williams, che però è americano ma di padre inglese, torna in America e dice: io voglio scrivere qualcosa di americano, perché lui qui cita Edgar Allan Poe, dice: Edgar Allan Poe è stato il primo a farci vedere che non serviva portare la cattedrale di Siviglia a Times Square per scrivere un grande romanzo americano o per scrivere la grande letteratura americana. E quindi dice: chi è che mi ha aiutato in questa presa di coscienza? È stato Joyce. E dice: Joyce ha aiutato in questa presa di coscienza William Carlo Williams, che gli dedica il grande romanzo americano. Dice: Joyce è quello che ha liberato la lingua dalla sua schiavitù, che mi ha permesso di trovare l'inglese americano. Questi avevano anche il problema di scrivere in inglese, però di scrivere in un inglese che si adattava a un'altra realtà, no? Per tornare a uno dei temi dell'Ulisse, che è quello: ogni cosa parla a modo suo, e quindi l'America come parla. E attenzione che questo squarcio sul romanzo americano ce lo dà anche Virginia Woolf, per finire appunto con lei, visto che da lei siamo partiti. E Virginia Woolf scrive un saggio veramente illuminante, io trovo, sulla letteratura americana, e dice: gli americani, la letteratura americana è la letteratura del Novecento, dice, sarà quello, e sarà lì che fiorirà il romanzo, perché dice: gli americani, dice, per descrivere, unificare, comporre in un ordine le diverse parti, occorre una nuova arte, un nuovo rapporto con la tradizione. Che entrambi siano sul punto di emergere, lo prova la lingua. Perché gli americani stanno facendo quello che hanno fatto gli elisabettiani, stanno coniando nuove parole, stanno istintivamente adattando la lingua ai loro bisogni. In Inghilterra, se eccettuiamo l'impulso dato dalla guerra, ancora una volta la guerra, non si è più capaci di coniare nuove parole. I nostri scrittori variano il metro delle proprie poesie, ricalibrano il ritmo della prosa, quindi questo è un sperimentalismo di superficie, ma se cerchiamo una parola nuova, il nostro sforzo sarà vano. E infatti, quando vogliamo esprimerci in modo nuovo, prendiamo prestito dall'America. La letteratura americana subirà delle influenze, possiamo esserne certi, come tutte le letterature. L'influenza inglese potrà anche essere predominante, ma è evidente che la tradizione inglese ormai non è più in grado di affrontare quel paese così vasto, le sue praterie, i campi di grano, i gruppetti isolati di uomini e donne, sparpagliati lontanissimi gli uni dalle altre, le vaste città industriali con i loro grattacieli, le insegne luminose e le loro macchine perfettamente organizzate. Non è in grado di coglierne il significato, di interpretarne la bellezza. E come potrebbe essere altrimenti? La tradizione inglese si è costruita su una piccola nazione. Al suo centro c'è una vecchia casa con molte stanze piene zeppe di oggetti e affollate di persone che si conoscono intimamente, le cui maniere, i cui pensieri, le cui parole sono governati, anche se inconsciamente, dallo spirito del passato. E in questo saggio poi Virginia Woolf, meglio de Nostradamus, ci dice la letteratura americana invece si baserà sul baseball. E sul baseball qui arriviamo all'ultimo autore che veramente, dichiaratamente, ha raccolto l'eredità di Joyce, l'ultimo, non è l'ultimo, ma quello che, insomma, che è Don DeLillo, che dice: tutti i miei romanzi, Underworld in primis, è influenzato da Joyce. Questo attraversamento dell'America, del passato e del presente che convivono, di una geografia composita, io lo devo all'Ulisse di Joyce. E appunto sapete che Underworld si svolge, il filo conduttore di Underworld è la pallina da baseball che attraversa l'America. Siamo nel 97, qui vi lascio la domanda e qui finisco. Ci possono essere ancora opere mondo, si chiedeva anche Gabriella sul sito, appunto presentando questa rassegna sul sito della Casa della Cultura. Sì, forse non, a me viene da dire, concludere dicendo, forse non sarà un romanzo, però insomma anche Joyce e anche la Woolf, da un altro punto di vista, avevano colto questa sfida, forse dicendo, forse il romanzo chissà dove andrà. Grazie.
possiamo dire, io devo dire assolutamente che questa lettura è stata molto affascinante, lo dico, mi viene proprio da dire, molto interessante, molto ricca, quindi grazie. Ci sono una domanda. Le domande mie sarebbero tante, però le butto lì così brevi, poi ce n'è una quarta che mi interesserebbe di più. Non per niente anche Williams se lo stanno scordando, questa è una. Ezra Pound ha usato un sacco di lingue, chi è che ha preso Ezra Pound da Joyce o Joyce da Ezra Pound? Credo, domanda. E l'altra, Williams, Ezra Pound. Però Ezra Pound ha detto una cosa che probabilmente nell'Ulisse non c'è, cioè praticamente che chi passa la storia, vabbè, passa la storia che ci rimane con quello che ha scritto e fatto, però ci sono poi dico quattro versi di Ezra Pound, praticamente che una volta che uno è morto, no? Sarà rimasto famoso per qualcosa, però ha conquistato niente, ha conquistato la morte. Ma Ulisse, 5 menzogne ci sono in queste. Ma Ulisse e Gengis Khan con navi veloci e cavalli d'Arabia conquistarono l'Egitto, rifacendosi alla prima sconfitta di Napoleone ad Abukir. Ecco. La quarta è un po' più ristrutturata, però per adesso la butto così. E lei potrebbe fare la stessa conferenza così su un personaggio che ha fatto qualcosa simile di italiano e non lo conosce nessuno. Stefano D'Arrigo, Orcinus Orca. Accidenti. Okay. Okay. È purtroppo uscito insieme alla storia di Elsa Morante, che poi invece ha vinto. Forse ha ragione, però vabbè. Come rispondere? Beh, certamente Williams l'hanno dimenticato. Sì, cioè, sicuramente ha avuto meno successo di Joyce, anche quello. Insomma, dire che Williams è leggibile, ecco, forse no, cioè ci vuole una certa onestà. A me piace tantissimo, ci mancherebbe, però poi piace, poi sì, sicuramente, poi Pound scrive in tante lingue, però per me è vero, poi qui io di Pound me ne intendo meno sul lato, diciamo, internazionale, di mediatore culturale di Pound, forse ci può illuminare anche Caroline Patei, come su Joyce, che è quella che mi ha avviato alla lettura di Joyce, io qui vorrei dirlo per ringraziarla, però ecco, su questo Pound, trasportatore di culture, io conoscendo molto meno Pound di quanto conosca Joyce, mi viene da dire che però è vero, Pound scriveva in tante lingue, riprende tante lingue, però forse poi, vabbè, poi Pound ha avuto, cioè, una storia anche di ricezione, anche con i suoi trascorsi politici diversi, però ecco, come il gesto liberatorio di Joyce, cioè io forse penso che quello che dice Williams è vero, cioè del fatto che comunque Joyce ha mostrato un modo per lavorare con la lingua senza caricarlo eccessivamente poi di citazioni continue, perché ci sono le citazioni, ma io non ho avuto tempo, ma non ci sono, cioè non c'è solo Stephen Dedalus nell'Ulisse di Joyce. Non ci sono solo le citazioni, cioè non ci sono i frammenti ancorati alle rovine della cultura europea di Eliot. C'è una contemporaneità, c'è un proprio giocare, un continuo commercio proprio, perché questa è la parola, tra le varie dimensioni della lingua, che poi è quello che dà avvio alle sperimentazioni degli altri, ma non c'è un'esibizione, voglio dire, che forse per quel poco che so di Pound, ma anche un po' di Eliot, c'è quell'ansia anche di mostrare, no? Una certa adesione, seppure critica, attualizzante, con uno sguardo esterno, alla cultura europea, a quello che sono Dante, che sono i simbolisti. Cioè, all'inizio dell'Ulisse ci sembra così, ci sembra che Stephen Dedalus abbia questo portato simbolista, che c'è, e io non lo voglio cancellare, però c'è altro che ha fatto sì che poi appunto i semi di Joyce si siano andati a fertilizzare le esperienze più diverse. Io penso più di quelli di Pound. Poi vabbè, non, cioè, meno male ci sono stati tutti e due, voglio dire, però ecco, io penso che veramente ha risuonato, no? Dos Passos diceva
che appunto aspettate, tu, vi dite che Joyce lo comprano solo gli intellettuali, che è una cosa, aspettate, perché dice, e qua ci sono le sue parole, dice il potere della scrittura si esercita meglio, è più facile, è più possibile che sia esercitato in senso verticale attraverso un secolo che in maniera orizzontale. E qui veramente, per questo io lo chiamo percorsi nell'immaginario novecentesco. Anche Gianni Celati, qui una piccola notazione sulle traduzioni, io non la consiglio una traduzione, io penso che se volete leggere, se vi prendete l'onere, l'eterna fatica di leggere l'Ulisse, le dovete comprare tutte e tre, perché sono tutte e tre, sì, ci cioè vuole un mega biblio, un mega cacon, un grande libro, grande male, è vero. Allora, questa costa pochissimo, quella di Celati ci va giù duro, quella, però prendetele, ma non è uno scherzo, perché quella di Angelis rimane una traduzione validissima, questa rimane una traduzione veramente utilissima, un apparato di note chiaro, ha una bellissima introduzione, è una traduzione che tiene conto non solo della variante irlandese dell'inglese che Terrinoni sicuramente conosce meglio di tutti, ma anche che valorizza il comico sicuramente, però la traduzione di Celati mostra veramente quello che è l'effetto Joyce, perché di Celati si è spesso detto ci ha messo tanti errori dentro, ci sono delle imprecisioni, guardate, c'è a un certo punto una recensione uscì dicendo, però a un certo punto si slaccia una cintura nel primo capitolo, Buck Mulligan slaccia la cintura di una vestaglia che invece prima aveva detto la vestaglia era senza cintura. Orrore raccapriccio, non è stata controllata la traduzione. Non è vero, perché quell'errore c'è nella traduzione francese del 29. Allora Celati cosa fa? Copia gli errori? No. Però Celati dice, io vi restituisco quello che è il percorso europeo dell'Ulisse, cioè quello che è stata la risonanza dell'Ulisse. Allora poi anche è stato accusato di averci inseriti dei regionalismi. Allora tu vai a vedere uno dei regionalismi, il verbo smicciare, proprio nel capitolo 12, smicciare vuol dire guardare, così, smicciare, io l'italiano sì, però non sono italianista, vado a vedere sul vocabolario e vedo smicciare, istanze di smicciare, ci sono nel sentiero, ci sono quattro occorrenze nel sentiero dei nidi di ragno, un altro romanzo che con la focalizzazione, con la vista, ti guardo io, mi guardi tu, in quella scena in cui Pin entra anche lui, certo, in un bar, ha bene a che fare. Allora è un regionalismo? O forse è un modo che Celati ha di attraversare, cioè è il modo che ha Celati, va bene, non è una traduzione secondo canonica, secondo quello che dovrebbe, oggi si parla, c'è un'etica della traduzione sicuramente bella, rispettosa del testo, però è una riscrittura, è quello che Joyce ha seminato, no? È l'effetto Joyce, cioè quel divertirsi, quel giocare con le parole, e Celati ci sono dei gaddismi. Ce n'è tanti. Allora, c'è un ritratto della letteratura italiana del Novecento. Io credo che non sia poco. Allora, poi le compriamo tutte e tre, perché questa, come traduzione, se parliamo di tecnica della traduzione, è fatta molto bene. De Angelis. De Angelis aveva degli studi di stilistica alle spalle pazzeschi. Per cui, veramente, sulla resa stilistica di Joyce ha fatto miracoli. Quindi, ve le dovete comprare tutte e tre. D'altronde, insomma, è l'Ulisse. Se no, poi ci leggiamo altro. Io volevo... Okay. Un appassionato Lucino. Casa per prima che la seconda. Sì. E la prima 20 anni dopo. Sì, sì, sì. Posso, dunque, scusa, volevo una curiosità, perché mi ricordo tra le cose che ho letto, vedete, da Celati, dice certamente Joyce conosceva Teofilo Folengo, perché sì. Appunto, cioè, ecco, quindi questo anche, no, per dire, questa è una curiosità, no? Per dire che cosa c'è dietro anche a questa scrittura. No? Quindi, è vero questa cosa, ti risulta. Sì, comunque lui è laureato, Joyce era laureato in lingue, mi fa molto piacere dirlo, era laureato in lingue ed era laureato in italiano e francese. No, una domanda molto impegnativa, per cui cerchiamo magari di risolverla in poche parole, però... Allora, io sono stato un po' educato, forse proprio già dalla traduzione di De Angelis, a vedere nell'Ulisse qualcosa di fortemente strutturato, cioè a dispetto di questa apparenza dispersiva, De Angelis ci spiegava la struttura, c'era questo commento, questa illustrazione delle varie parti dell'Ulisse, e io l'ho sempre pensato, anche un po' ingenuamente, perché l'ho detto anche la volta scorsa, ci sono spesso anche delle letture ingenue, giovanili dietro queste opere, poi ci ritorni, ma forse la prima lettura è quella che davvero conta. Insomma, io l'ho sempre pensata come un'opera fortemente strutturata, con questo riferimento, no?
all'Ulisse, all'Odissea classica, molto forte, molto condizionante. Mi sembra che oggi un po' le interpretazioni siano mutate, cioè si enfatizzi di più, se vogliamo, la casualità, la dispersione, l'entropia, verrebbe da dire, del testo. Ecco, tu come vedi? Perché mi sembra che un po' questa seconda tendenza, in parte anche in Moretti, venga fuori. La sua definizione di opera mondo in fondo è qualcosa di genericamente incompiuto, comunque che mostra le proprie falle, le proprie discontinuità, la propria crisi, paradossalmente. Io però venivo da un altro tipo di interpretazione, un'interpretazione molto più solida, quella di Eliot, del metodo mitico, per cui c'è un forte... Tu cosa ne pensi? Ma... Ecco. Bella domanda. Cioè, io penso che ogni momento ha voluto vederci, cioè che veramente, cioè non è un caso che sia un'opera aperta, e ricordo che appunto il saggio di Eco prende le mosse, cioè l'opera aperta di Eco, che poi è un saggio di estetica che inaugura un certo modo di leggere le cose, prende le mosse da Joyce, cioè viene il nucleo germinale di opera aperta, viene elaborato agli studi Rai, per cui qui ritorniamo, sarà un romanzo la prossima opera mondo, forse già il fatto che una delle... anche lì un seme che ha gettato l'Ulisse poi venga elaborato in uno studio televisivo con Berio che componeva il piano di sopra, ce la dice lunga sul fatto che appunto la concorrenza dei media è qualcosa che ci dice tanto il modernismo. Ogni epoca ci ha voluto vedere qualcosa. Eliot aveva anche bisogno, anche per la fase in cui era Eliot, di vederci qualcosa di strutturato, poi lui c'è di strutturato, di ordinato, e sicuramente una struttura c'è, e io penso che ci sia quest'ordine. Quest'ordine c'è anche perché Joyce ha studiato dai gesuiti, Joyce è un fine conoscitore del pensiero aristotelico, dell'atomistica, e Joyce stesso a promuovere l'elaborazione di alcuni schemi interpretativi, lo schema Elinati e lo schema Gorman che troviamo all'inizio, e quindi c'è quest'ordine. Però è un ordine che io non sono, un po' la difficoltà che anche io che sono appassionata di Ulisse ho sempre avuto è poi nel lasciarmi andare al divertimento della lettura, senza poi dire vabbè, però adesso oggi stamattina dice, ma adesso che io devo parlarne a persone che poi magari sono quelle che ti chiedono ma perché poi nessuno lo legge, allora io che cosa gli dico, cioè come esco dal mio divertimento, no? Da questo attraversamento che sembra sfilacciarsi, c'è anche questo e non va negato, perché come diceva Joyce, citando Blake, però insomma, cioè, gli errori sono i portali della scoperta. Allora veramente ci sono le due cose. C'è stata tutta una critica a un certo punto del secondo Novecento che ha voluto accentuare questo lato decostruirlo, poi c'è stata la critica postcoloniale che invece ha voluto rimprimere un ordine, una certa critica postcoloniale, non tutta, che su Joyce, forse ci richiede anche qui, come bisogna comprare tre traduzioni, ci richiede uno sforzo veramente di equilibrismo. Non a caso Giorgio Melchiorri annovera Joyce tra i funamboli. È quello che ci richiede la lettura di Joyce. Detto ciò, la struttura c'è. Cioè, la struttura c'è come? Insomma, già dal titolo Ulisse, però è l'Ulisse, cioè è l'Odissea, però Ulisse, anche qui. Richiede uno sguardo attento, una figura che troviamo nell'Ulisse proprio nel capitolo dei Lestrigoni, no? È quella della parallasse, cioè il fenomeno fisico per cui osservando una cosa da due punti diversi sembra che si muova. E quel movimento apparente è quello dell'Ulisse che ci sfugge di mano, però anche il suo bello, insomma. Però i due punti di osservazione, cioè comunque però la parallasse è poi una qualcosa che descrive un ordine in un certo senso, quindi io so che non ti ho risposto, però penso che non si possa prendere, cioè che sarebbe riduttivo forse prendere una parte sola, come scegliere, come dire questa è la traduzione migliore, ma perché? No, non è vero, no, su questo non lo dirò mai. Vorrei fare una domanda, forse un po' scema, da quello che lei ha detto. Mi sono sempre più convinta che l'Ulisse è un libro di nicchia e che secondo me, da quello che lei ha letto, devo dire che mi sono molto spaventata dal suo discorso molto colto, perché ho capito che non sarei in grado di affrontare l'Ulisse senza un suo commento sotto. Io ho provato ad affrontarlo quando ero una liceale leggevo tranquillamente Proust anche in francese, leggevo altri
autori e li capivo, forse non in fondo, non fino in fondo, probabilmente non avevo gli strumenti, però li leggevo, provavo piacere, quindi vuol dire che qualche cosa capivo. Non ho avuto la stessa esperienza con Ulisse, che poi non ho più voluto aprire in tutta la mia vita. E allora io detto, avevo ragione. Allora, quindi quando lei si dice, quando lei dice non capisco come mai non ha letto, eccetera, allora no, ma insomma, io sono l'esempio classico di una comune mortale con un certo tipo di cultura liceale, ma poi ho fatto altri mestieri, non quello della, della letterata, e che da quello che lei ha detto oggi non sarebbe in grado, non dico di fare un confronto tra tre traduzioni come lei ha proposto, ma tantomeno di affrontare questo tipo di libro senza un commento sotto, come del resto noi al liceo non affrontavamo la Divina Commedia, il Paradiso, senza un commento sotto. Grazie. Grazie a lei. No, io sono mi spiace che non è tanto non capisco perché nessuno lo legga, anzi io mi cruccio perché io non riesco a dare torto a quelli che mi dicono quello che mi dice lei, perché è vero, perché quando anche tante persone a me vicine mi hanno detto ma insomma ci ho provato perché tu mi fai una testa così, però io non riesco a leggerlo, è vero, e io le capisco anche che c'è un limite dell'Ulisse, cioè quanto l'Ulisse ha appunto, e le traduzioni funzionano, però veramente letto in inglese, io ho avuto la fortuna di affrontarlo in un corso universitario e l'ho letto in inglese, e questa è stata una gran fortuna perché veramente basta leggerne, ci sono degli elenchi che fanno morire dal ridere, poi sono dei momenti, certo che se lo si affronta come un romanzo dall'inizio alla fine è veramente ostico da leggerlo, infatti De Angelis, Giulio De Angelis compilò una guida alla lettura che uscì un anno dopo l'Ulisse, proprio perché c'era bisogno di una guida alla lettura che accompagna passo passo e che è veramente fatta benissimo. Qui però io, cioè veramente anche qui ho sentito persone con tutte le provenienze, anche i percorsi di studio più diversi, che mi dicevano non riesco a leggerlo, come invece persone che invece si sono appassionate a questo libro. Io spesso ho l'occasione di andare ai convegni dei joyciani e le posso assicurare che ci sono anche tante persone che vengono lì che fanno tutt'altro nella vita e che hanno la passione di questo romanzo. Faccio anch'io fatica a capire, cioè anch'io capisco che è un romanzo che io ho avuto la fortuna di, la prima volta che l'ho letto appunto me l'hanno spiegato, e me l'hanno spiegato molto bene, molte delle cose che ho detto oggi erano, io le devo a quel corso, però anche questo è una delle sfide che ha lanciato. Se posso darle un consiglio, non inizi dal primo capitolo, dove appunto lo sapete come inizia l'Ulisse, è un inizio che veramente va bene che non si inizia più con la Marchesa uscì alle 5, però anche qui statuario, il pingue Buck Mulligan spuntò in cima alle scale con in mano una ciotola di schiuma su cui giacevano in croce uno specchio e un rasoio. La vestaglia gialla, slacciata, era lievemente sostenuta alle sue spalle dall'aria delicata del mattino. Alzò la ciotola al cielo, intonò, entrò Ibo ad altare dei. È vero, un inizio così non invita. Provi a leggere, cioè io forse a quelli che mi dicono così dico provate, siccome è un libro che appunto invita a passeggiate diverse, io proverei a leggere magari, ecco, partire dal quarto capitolo, che è quello in cui entra in scena Mr. Bloom. E Mr. Bloom è così simpatico, e appunto con queste sue pensieri, a me è sempre fatto molto ridere, perché i pesci di mare non sanno di sale, è vero. Cioè, non so. Poi ci sono gli elenchi con i nomi, ecco, lì forse lasciarsi andare un po' un divertimento, che poi, e poi forse anche non cercare di spiegare tutto, in fondo anche l'Iliade e l'Odissea, chissà, come diceva Virginia Woolf, noi leggiamo i greci ma non sappiamo neanche come suonava il greco, anche l'Iliade e l'Odissea pensiamo di capirle, ma anche lì, questo forse è uguale. Non pretendo che sia un libro da grande leggibilità, io ho una predilezione per il romanzo narrativo che si legge, poi non so perché sono finita, sì, perché mi ha appassionato, mi ha rapito quel corso, perché continua a piacermi tantissimo, sono una divoratrice di romanzi, sostengo, cioè mi piace il romanzo che racconta, non sono per l'avanguardia o per la rottura fine a se stessa, assolutamente, penso che qui ci fosse anche proprio una forza di rottura veramente... genuina, sicuramente quando dico a chi parla Joyce, a quale comunità nazionale, ma anche a quale lettore, questo è un cruccio, per me è un cruccio, a me piace tantissimo questo libro, però non riesco a dire sì, no, ma ti deve piacere, no, ma guarda che questo non è vero, cioè, non, è veramente repellente per certi versi, d'accordo. Grazie.
Allora direi che chiudiamo qui. Grazie a tutti. Grazie a Sara Sullan, bravissima. È l'autore del saggio da cui Gabriella e Paolo sono partiti per, diciamo, programmare.